un grande campione. Oggi è un giorno importantissimo, eh? Oggi è l'11 ottobre. Cristoforo Colombo avvistò per la prima volta le coste americane. Giovanni XXIII aprì il Concilio Vaticano II. La prima donna al mondo camminò nello spazio e io finalmente ho lui. Marco Tardelli, vieni da me. No, basta palloni. E non so se la conosci questa... Grande, tante domande. Eh sì, è molto grande e qua è piena di cose che riguardano te. So che ami raccontarti, quindi sarà una cassettiera facile per me, facilissima. Facilissima, sì. E sentito la canzone dei giornalisti? No. Allora, tu sei sceso con questa canzone che dice Maradona e meglio Pelé. Ecco, avremo modo di visto che insomma Maradona l'hai, come si dice? Incontrato, marcato. Avremo modo di parlare anche Perfetto. Di questo. Parto da primo cassetto. Se per quello ho marcato anche Pelé. Scusami, non volevo fare gaffa. C'eri anche con Pelé, scusami. Allora scusate, chi meglio di lui ci può dire chi è meglio, Maradona o Pelé? Ma dovete aspettare un po' di cassetti. Mi aiuti? Perché vedo che... Vabbè, gioca? No, va bene. C'è questa... della terra. Ma giocavi... No, non riuscivo mai ad avere un escavatore così nel mio periodo. Non c'era? Non c'erano giochi a casa? Questo è più un cane che un escavatore. No, c'erano. Pochi, ma c'erano. Quelli che servivano. Beh, anche perché eravate tutti maschi. Sì, quattro maschi. Io più piccolo di quattro maschi. Povera mamma. No, anzi... È mancata a 93 anni. Beh, allora, dire che ci siamo comportati bene. Tu dove sei nato precisamente? Io sono nato a Capanne di Careggine, un paesino della Garfagnana. Ecco qui. Poi ho vissuto a Pisa subito. Ah, in città? Dopo un anno, penso. Era bello vivere in città o era meglio la campagna? No, preferivo la campagna. Io, anche se non l'ho conosciuta dopo, però preferivo vivere in campagna. Ti dava fastidio la città, era rumorosa? A parte Pisa è una piccola città, quindi... No, non era rumorosa, anzi abitavo in periferia, ma insomma piaceva molto a me andare in giro per dove ero nato, nel paese dove ero nato. Noi quando viene un ospite chiediamo sempre le foto, i ricordi. Che pessime quelle lì. Ecco, noi abbiamo solo questa foto, ma è possibile che a casa Tardelli non ci sono foto di voi figli? Ma in realtà io avevo la prima foto, credo di averla avuta a scuola, quando mi hanno fatto la foto con tutti i ragazzi della classe, credo quella, la prima. Non l'ho trovata, se ti dico sinceramente, ma era una cosa così. Non avevate una Poi macchina? Quella, no, non avevamo una macchina, no, assolutamente. Una macchina fotografica? No, né macchina fotografica. Sembra strano, no? Oggi anche le persone meno ambienti hanno... Avevamo il telefonino però, ma non sapevamo usarlo. No dai, non esistevano, io che ti credo pure. Ma Marco. Allora scusa, visto che abbiamo l'unica foto di Marco Tardelli da piccolo, quindi guardiamocela bene questa foto, dimmi cosa stavi facendo, gli altri due sono i tuoi fratelli? Stavo... No. Ah, sono i tuoi amici? I miei amici, sì. Stavo cantando in parrocchia, come sempre. Bravo. Nel cinema parrocchiale cantavamo i Tre Moschettieri. I tuoi genitori c'erano a vederti? No, ma come no? No, i miei genitori lavoravano, no, non venivano a vedere. Per loro erano sciocchezze, però. Vabbè, ti avranno visto tutte le partite di calcio che avrei fatto. Beh, quello dopo sì, ma prima non volevano. Non volevano che tu giocassi a calcio? Mai, non hanno mai voluto e i miei fratelli hanno voluto. Di solito un genitore è felice, fa il calciatore così. Oggi è felice. Una volta no. Io ti vedo così giovane. Sono giovane. Appunto, certo. Tu dici una volta. Ecco qua. Allora, c'è... Non dirmi che l'ho usata io questa perché non è possibile. No, è una tovaglia sporca.
Se mi ricordi quando facevo il cameriere? Mamma mia, tardelli cameriere, però andavamo tutte da lui a mangiare la pizza. No, andavo... ho fatto il cameriere d'estate, lo facevo quando finiva la scuola, insomma. E rovesciavi tutto su? No, assolutamente no, l'ho fatto una volta, ma per il resto ero abbastanza bravo. Eri bravo come cameriere, guadagnavi? Ci provavo, sì, guadagnavo, sì. Ti lasciavano le mance? Ero molto felice. E quando è che ti allenavi? No, ma il cameriere io l'ho fatto quando avevo 14 anni, fino ai 18, nel periodo in cui non studiavo. E facevo 2 mesi d'estate, 2 mesi e mezzo, poi andavo una settimana al mare e poi ritornavo a scuola. Ma mi sono divertito perché mi dava soddisfazione di guadagnare qualcosa. C'è stato qualche cliente VIP che è venuto da te? Non me li ricordo, sinceramente. Sei sicuro? Perché io so di un certo... Dino Zoff. Ah, Dino Zoff è un'altra cosa. Lì no, era una chiamata durante l'anno, una chiamata dell'albergo, che quando c'era bisogno ti chiamavano. Io sono andato. Si guadagnava molto, mi ricordo 100.000 lire a sera. Tanto? Un guadagno pazzesco, infatti per me era molto felice. E incontrai per la prima volta Dino, che lui era in ritiro al Col Napoli. E poi quando l'ho rincontrato alla Juve, io gli dissi, lo sai che ti ho fatto il cameriere a... Non se lo ricordava? No, lui no, io sì. Tu sì, perché per te ovviamente Dino Zoff era quello che ce l'aveva fatta, tu invece stavi facendo lì il cameriere, mai avresti pensato di riuscirci? No, ci speravo di riuscirci, però io speravo di giocare nella mia squadra della città. Cioè Pisa? Sì. Vabbè, ma ti volevano? No, non ancora, io sono arrivato a 16 anni nel Pisa. Poi piano piano sono riuscito a giocare. Hai fatto un provino? Come funziona per entrare in una squadra? Comunque anche se piccola, ma io veramente una sono entrato come terzo, nel senso che il Pisa... Eri scarso? Sì, dicevano che ero scarso. Il Pisa, ecco, qui ero abbastanza scarso, devo dire. Il Pisa aveva comprato 2 giocatori del San Martino, che era una squadra provinciale. Il mio allenatore, siccome credeva in me, disse se volete questi 2 dovete prendere anche lui. E allora mi pagarono 70.000 lire di cartellino. Quindi ti pagavano poco? Per molti... Non mi pagavano proprio. Quindi ti pagavano proprio. Sì. E per molti eri scarso? No, per molti no. Allora non offendere. Per no, molti... perché... Ma tu me lo stai dicendo? Cioè... Per molti no. No, io non scusate, no. Chiedo aiuto alle mie amiche sciure. Ecco, cosa le... Difendimi. No, scusate. No, ma non ce la faccio. Cioè, campione del mondo, ha vinto tutto, dalla Scudetto alla Champions, a Coppia dei Campioni, al Mondiale. Cioè... Come puoi vedere, non ero dotato fisicamente, capito? E allora... Avevi delle belle gambe. Sì, un pochino magroline. Chi era il tuo allenatore? Come si chiamava? Il mio allenatore si chiamava Paffi. E lui credeva in te, però. È lui che ha obbligato il Pisa a comprare anche me insieme agli altri 2. Certo, e questi del Pisa però non capivano molto. No, non è vero, dicevano che ero magro, piccolino, infatti era così, però. Ma sarà non vero? Ci credevano. Sì, sì, è verissimo, te lo dico io. No, io non ti credo. Paffi, vieni però da me. È bella questa foto, non so dove l'hai presa. E forse lo capirai guardando questo. Ah. Che sta per arrivare. Quando Marco Tardelli venne in San Martino. Di costituzione era molto gracile, ma direi magro. Però non lo dimostrava in campo, perché quando lui giocava, siccome era coraggioso e aveva una grande personalità, su contrasti addirittura era lui che li vinceva. Tutti i provini che ha fatto nessuno mai l'ha visto. Io invece ero certo che lui sarebbe stato un grande giocatore. E allora quando andai al Pisa a contrattare altri giocatori che avevamo ceduto, li inserì anche Marco e loro non lo volevano, ma io sapevo se perdeva quel treno non avrebbe fatto la carriera che ha fatto. E io lo misi subito dentro e dissi, guardate, prendetelo, Dante di Pisa, non vi costa nulla e se un altro anno lo confermate lo tratteremo. E questo meno male che poi l'anno dopo addirittura esordì in Serie C. Viva Paffi! E ci ha regalato Marco Tardelli. Ti fa commuovere lui. Esatto. Molto. Lui mi ha dato questa foto. Ah, ecco, vedi, dove era? È uscito da lui. Sì, ne abbiamo passate un po' con lui. È stato molto bravo con me.
Lui dice che se non ti avesse messo in quella squadra tu non saresti mai arrivato, perché era veramente l'ultimo treno. Probabilmente sì, probabilmente no, la vita ti è molto sorprendente a volte, però lui mi ha dato una grossa mano a fare quello. Arrivò la Serie C, arrivò il Como e poi arrivò la Juve. Sì. Cioè non è che proprio sei andato, cioè vabbè vado al Pisa, resto al Pisa 10 anni, no. Ma andai alla Juve perché l'Inter non mi volle, perché il Como chiedeva troppi soldi e allora... Perché il Como aveva capito invece? No, il Como mi aveva comprato. Quindi voleva? A 70? No, 130 milioni, 130 milioni, mi viene. Ma questi soldi vanno tutti a voi, come funziona? A noi non ci viene niente. Noi ci danno... Cioè quando sentiamo comprato per 10 milioni vanno tutti sul vostro conto oppure? No, sul nostro conto, sul loro conto. No, io lo volevo fare da tempo alla signora Montella, ma siamo troppo amiche e non mi andava. Quindi lo fate Rachele. Complimenti per la Fiorentina. Grazie. Oh, grazie. Beccatelo questo. Detto da signor Sardelli è un grande onore, grazie. Mi ferisce a Montella perché pomeriggio non ci guarda. Ma non crede. E lui ci guarda. Di nascosto ci guarda. E allora, tutto quello che succede. Di nascosto ci guarda, Vincenzo. E quindi va bene, quindi a voi non arriva niente, vabbè qualcosina mi arriva, insomma. No, il contratto che fai... Vabbè, certo. A noi arrivava proprio poco, a quei tempi arrivava poco, però... Sempre magrolino, anche alla Juve. Beh, insomma, giocava a calcio, non è no, che ma... potevo essere... No. No, ma io non ho capito infatti questa cosa di magrolino. No, magrolino, bravo, magrolino, ero 70 kg ero, mi ricordo, 71. Uno deve correre, arrivare... non è che deve essere... No, deve correre, deve anche avere un po' di forza fisica. E come l'hai recuperata quella forza fisica? Ma io mentalmente soprattutto giocavo con grande voglia, grande passione, ero anche cattivello in campo. Cattivello? Allora riuscivo, facevi sì. Falli? Cosa vuol dire cattivello? Cattivello... ma avresti dovuto studiare però. No, io sono solo tifosa del Napoli e voglio solo che il Napoli allora, vinca. Vabbè, anche e basta. No, io cattivello, sono poco di parte. Cattivello capito? È un termine sbagliato, molto deciso. Molto deciso mi piace. Sì. Quindi hai sbagliato cattivello, tu. Sì, ho sbagliato io. Prima ci chiedevamo se Maradona o Pelé, chi è il più forte, visto che li hai marcati tutti e ma due. Ma guarda, io Pelé l'ho marcato quando lui ormai giocava in America. C'era più facile. Era alla fine della carriera. Più facile no, perché aveva grande fantasia. Maradona l'ho marcato invece quando era nelle forze. Ma che bella sta maglia! E lui è stato veramente un fenomeno. Grande compagno anche, credo. Tutti i giocatori del Napoli lo amavano, io mi ricordo di averlo incontrato diverse volte, l'ho incontrato anche ultimamente, è sempre un ragazzo molto carino. Ragazzo. Cattivello però con lui sei stato? Cattivissimo. Oh, bravo! E cercavo di fermarlo in qualunque maniera, però lui non ha mai reagito, probabilmente sapeva, mi devono picchiare per fermarmi e l'accettava. Prossimo cassetto. Scusate, il pallone. E prego. Tutta roba per te. Hai fatto anche il gommista? Ho fatto il gommista. Io sapevo solo cameriere, però. No, solo cameriere. Questo era... Io non so perché te l'hanno dato questo. Per la bicicletta no, perché l'ho fatta alla fine. Ho cominciato ad andare anche in bicicletta quando ho smesso. Te l'avranno dato perché... Io avevo dei problemi e rinforzavo le gambe con questo. Una volta non c'erano tutte le palestre che ci sono adesso, cioè? O gli attrezzi. Si metteva una ruota? No, mettevi un palo, c'era un palo dove legavi delle gomme così. Io avevo un problema all'inguine, allargavo la gamba e la chiudevo. No, io non volevo scendere così nel dettaglio. Il mio era un altro motivo. Io non so perché mi hai dato la gomma. Motivo, io ti ho spiegato, Per una pagella di Gianni Brera?
Perché disse Tardelli, ci troviamo c'ha nei le mondiali, gomme esatto, i mondiali del 1982 in Spagna, quei mondiali che poi loro hanno vinto, ma erano praticamente osteggiati dalla stampa, dai giornalisti. Gianni Brera disse di Marco Tardelli: ha le ruote sgonfie. Sì. Mi hai dato solo le gomme tu, non le ruote. Ho capito, non c'entravano qui, Marco, e sei pignolo, eh. Cioè. Sì, disse così Gianni Brera. Infatti litigammo, lo incontrai. Gianni Brera era un grandissimo giornalista, sinceramente leggere lui era molto divertente. E lo incontrai a Pontevedra, mi sembra, in Spagna, e quando entrò nel bar dove noi prendevamo il caffè, eccetera, io mi comportai molto male, e mi accorsi che avevo fatto una sciocchezza, avevo detto una sciocchezza, e non ho mai avuto occasione di scusarmi con lui, e mi dispiacque molto, perché era un giornalista molto bravo. Bella questa ammissione, grazie Marco. Questa è la formazione. Sì. E io qui ho anche tutti i nomi, ma chi è che sa leggere la formazione? Signora Montella, lei lo sa leggere la formazione? Proprio no. No, proprio no. Rossella, Farina, lo facciamo fare a Marco Tardelli direttamente. Sì. Te la ricordi oppure... Vuoi che te la magari, dica? Magari, prego. C'era Zoff, Graziani, Bergomi, che aveva 18 anni, coi baffi, sembrava più vecchio di tutti. È vero. Poi Scirea, il grande Scirea, Collovati... che gli era scappiata una bomboletta in testa. Poi Gentile, Conti, Paolo Rossi, Oriali, Cabrini ed io. Era una bella formazione. La prima volta che ho conosciuto mio marito mi ha detto: ah, io sono nata nell'80, ah, quindi tu non hai visto il mondiale dell'82. Amore mio, adesso lo vedo direttamente con uno dei protagonisti. Eccolo, Marco Tardelli. Oriali, battuta la punizione, cross di Gentile. Gol! Ha segnato Rossi, Bergomi, Scirea, Tardelli. Va in avanti Conti, Traversone, Altobelli, e sono tre, Altobelli, terzo gol di Altobelli. Ed ecco che Juan Carlos Rezzi Spagna consegna a Zoff, campione del mondo, la Coppa del Mondo. Vedere lo scenario, scusami, anche perché c'è questo signore che mi urlava, che dove urlava il signore? Volevo ricordare a tutti. Si alzi in piedi con questa camicia proprio. Grazie. Che ricorda l'Italia. Volevo ricordare a tutti che fu nominata la notte dei lunghi Tardelli, perché urlò talmente tanto. Sette secondi, poi anche noi abbiamo... Lo vuole fare anche lei per 7 secondi? Come no? Lo faccia! Grande Marco, io mi chiamo come lui, Marco. Siete uguali proprio, uguali. Com'è? È iconico. E veramente, sei iconico per questo. Io non c'ero nel 1982, ma cioè, c'ero, avevo 2 anni. Che fortunata. No, perché sai, vedo... una volta i napoletani, quando vinsero lo scudetto con Maradona, sì, andarono a un cimitero e scrissero in grande: che vi siete persi. A proposito di questo, noi abbiamo Mr. Social, Lorenzo Farina, che ha preparato una vignetta per te che si chiama No Meme. Io neanche c'ero, ma mamma mi ha detto: fallo bello il meme a Tardelli, perché mamma pazza, Marco. Fallo lui. Bello, cosa vuol dire? E ora lo vedrà, bello celebrativo, perché quest'urlo è diventato famoso, e quindi eccoli qui, gli urli più famosi della storia. Eccoli, Rocky, Tardelli e quello di Munch. Poi David, io te lo richiedo quel filmato, sappilo, quindi tenetelo da parte.
Qualcuno mi ha detto faglielo rifare, ma come si fa a chiedere a Marco Tardelli? Cioè, scusate. Cioè... Ho smesso di giocare dopo quell'urlo. Però ti prego, dimmi, quei 7 secondi, Non so se siano 7, 8 o 10, però è stata una bellissima cosa. È una grande gioia, devo dire. Mamma che ha detto? Che disse? Mamma era a casa, mio padre non sapeva nemmeno cos'era il calcio, non ha mai, proprio non gli è mai interessato, non è mai venuto da quando giocavo da ragazzino a vedermi, mai. Credo sia venuto una volta a Como e basta. Era così lui, lavorava, era un grande lavoratore. Ti è dispiaciuto però non averlo a bordo campo, magari c'erano tanti papà. Ma ce l'avevo, lui sapevo che era con me, non era importante che fosse lì, anzi ero preoccupato se fosse venuto. Beh, però i mondiali l'hanno seguito. No, l'hanno seguito assolutamente, ah, no. L'hanno seguito anche dopo la partita, tutta la gente che andava da loro. Certo. Erano un po' confusi. Pazzesco, perché sono partiti proprio da perdenti quell'anno per tutti, c'era il silenzio stampa, poteva parlare Per i giornalisti. Per i giornalisti c'era un silenzio stampa, poteva parlare il capitano e il mister, basta, voi zitti. Parlava il capitano per tutti noi e Berzot, perché lui, essendo un dipendente della federazione, doveva per forza parlare. Ah, e avete vinto, bravo!